Salve, oggi vi volevo parlare di un argomento abbastanza interessante. No, non è un argomento interessante, cioè, vabbè, i Wubble, infatti, su LMS in modo semplice, veloce, che non spreca tanta RAM e, volendo, anche un pochettino ingegnoso. Dunque, quello che ho aperto qui è un triplo oscillatore e ho tolto le prime due sinusoidi per lasciare soltanto la terza sinusoide, che è quella che di default è più bassa, e infatti voi non la sentite, a meno che non abbiate delle cuffie o degli altoparlanti buoni. Perché utilizzare questo suono così basso? Perché se noi suoniamo un semitono, quindi suoniamo sia questa nota qua che vedete sulla tastiera che questa nota qua insieme, otteniamo quello che si chiama battimento. Faccio sentire più in alto. L'appunto. Quindi quello che accade è che il suono vada come volume più alto e più basso. Chiaramente non ce ne facciamo niente finora. Non ci facciamo niente fino a quando non ci applichiamo sopra qualche effetto. In particolare, tra i LUTSPA c'è questo Harmonic Generator. Cosa fa questo oggetto? Crea armonici. Cos'è un armonico? Un armonico è una componente, oppure un'armonica, dipende dal linguaggio che volete utilizzare. Se volete sentirvi fighi o meno fighi, utilizzate quello che vi sembra più figo o meno figo. A me sembra più bello armonico maschile. Cosa sono? Sono delle componenti di un suono. Su cosa sono gli armonici, si aprirebbe un capitolo. Facciamo soltanto questo. Cominciamo ad aumentare qualche armonico. Per esempio, prendiamo il terzo, il secondo, il quinto lo metto al contrario, un po' a caso, il decimo lo alzo, magari al massimo. Il risultato al momento è questo. Questo Harmonic Generator sta creando delle frequenze più alte a partire da quella base. Se io suono una nota sola non ottengo niente di interessante. Non ottengo niente di interessante. È soltanto un basso, si sente un pochettino di più. Diciamo che ottengo un effetto più da bass booster. Invece se suono le due note per fare il battimento, l'algoritmo in cui vengono create le armoniche fa sì che varie armoniche vengano create in momenti diversi e quindi si ottiene questo effetto, diciamo, che sembra quasi un filtraggio. Difatti non è né un filtraggio né un semplice cambiamento di ampiezza, è qualcosa che sta a metà e che mi sembra abbastanza adatto. Se noi cambiamo questi armonici, troveremo dei suoni diversi. Non una cosa, alzare gli armonici non significa ottenere un suono più alto. Il volume del suono, diciamo l'ampiezza totale del suono, sarà sempre la stessa in tutta la creazione dell'algoritmo. Tuttavia, questo suono è ancora molto basso e non ci conviene suonare frequenze più alte perché non avremo il battimento che vogliamo. Aggiungiamo invece un altro Harmonic Generator. In questo caso l'algoritmo si complica ancora di più. Ma la cosa non ci interessa. Noi alziamo al solito le nostre belle frequenze. Ok. Ho annullato molto il basso. Dicevo. Sì. Eccolo. Ora si sente un pochino di più il basso. Provo ad alzare questo di questo. È molto difficile prevedere quali saranno i risultati, però volevo ottenere un suono che sia abbastanza più basso. Perfetto. Quindi adesso abbiamo tante frequenze. Tuttavia è ancora molto semplice come suono. Quindi direi di aggiungere un altro effetto, che è per
Per chi ha aggiornato l'AMS si chiama Wave Shaper Effect. Wave Shaper Effect, come dice il nome, è un oggetto che cambia la forma d'onda, diciamo, gli dà una forma. Sì, un gioco di parole un pochettino. Dato che stiamo suonando delle frequenze molto basse, l'unica zona che effettivamente dobbiamo modificare è questa qui. Se noi proviamo a modificare questa qua, otteniamo un effetto, diciamo, minimo. Se invece cambiamo questo, otteniamo un effetto più ampio. Conviene anche applicare un po' di smooth. Ecco, ho ottenuto un suono che sembra più da oboe. Chiaramente non dobbiamo semplicemente suonare sempre le stesse note, perché il battimento che otterremo sarebbe sempre lo stesso. In questo momento noi abbiamo un battimento a una certa frequenza, cioè una frequenza di battimenti, cioè ogni quanto abbiamo il battimento. Per raddoppiare questa frequenza non basta fare altro che raddoppiare la distanza. La distanza in questo momento è quella di un semitono. E basterà andare a una frequenza di due semitoni. Infatti avremo un battimento al doppio della frequenza. Se vogliamo ottenere il triplo, basterà suonare tre semitoni. Quattro semitoni. Cinque semitoni. Chiaramente perde di senso troppo in alto. Si ottengono cose che non sono esattamente un wobble. Quindi ci dovremmo limitare verso i primi 4 semitoni. Chiaramente io qua sto utilizzando come nota base il re, ma nessuno ci vede utilizzare altre note come nota base. Per esempio potrei utilizzare il sol, ma questo è il fa. Oppure potremmo utilizzare, che so, il La. Insomma, si possono ottenere tanti effetti, in particolare dopo averci giocato un pochettino ho ottenuto un effetto che mi è piaciuto un po' di più. L'ho chiamato Master Wubble e suona più o meno così. Chiaramente ora che sto registrando la CPU è un pochettino sotto sforzo, per cui insomma, vi potete divertire così. Chiaramente questo non è inteso per essere utilizzato come Wobble di base, perché quella è la mia suoneria. È difficile da controllare. Potete utilizzarlo in vari casi, come sottofondo, in un video, fate voi. Va bene, questo preset lo troverete in descrizione, questo Master Wobble, in modo da poter studiarlo un pochettino più da vicino. Comunque consiglio di crearvelo per voi stessi. Spero che questo video vi sia piaciuto, è stato molto corto, molto veloce. I tutorial continueranno prima o poi. Ci si vede.